Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare un unboxing abbastanza grosso e figo. Home Movies, una piccola ma importante società che distribuisce film, mi ha mandato un pacco. Eccolo, eccolo qua. Dentro è pieno zeppo di film che stanno producendo, che stanno sottotitolando e insomma producendo in DVD. Ci sono un po' di film della Spasmo Video, che è una collana veramente figa di film splatter tedeschi, varie cose super belle. E poi ci sono dei film pazzeschi di una nuova collana che hanno fatto, che si chiama Freak Video, mi sembra. Adesso controlliamo meglio perché non ho ancora guardato bene. Spero di non aver tagliato i film. Allora ragazzi, veramente tantissima roba. Come vi dicevo, ci sono 4 nuovi titoli della collana Spasmo Video con queste fantastiche illustrazioni che accomunano un po' tutti questi film qua. Sono tutte queste, Le Petite Morte di Marcel Waltz, un tedesco. Gli effetti speciali sono sempre di Olaf Ittenbach, che è veramente il dio degli effetti speciali fatti in casa. È veramente bravo, ragazzi. I film sono divertenti, ma con diciamo il suo operato acquisiscono un valore superiore. Vediamo questo qua, La Petite Morte. La Petite Morte, per chi non sapesse, è l'orgasmo, la piccola morte. Doveva essere una vacanza, si trasformò in un inferno. La risposta tedesca a Hostel. Insomma, mi sa che ha a che fare con le torture, eh? Comunque c'è sempre l'introduzione di Alex Visani in tutti i film, penso, della Spasmo Video, perché è lui che cura un po' tutta questa collana. E poi c'è un documentario, vedi, questo è il quarto episodio, quindi c'è un documentario diviso nei vari film sul gore tedesco, quindi l'ultra gore tedesco, che se vi piace insomma vi toccherà comprare tutti i film. Burning Moon, questo è eccessivo, senza tagli e senza censure, un po' come tutti gli altri. Verrete trascinati all'inferno mentre la luna ardente vi osserverà impassibile. Vi perderete in un labirinto di violenza, depravazione ed orrore. Tutto quello che piace a me, praticamente. Questo è The Burning Moon e Premutos e Black Past. Sono tutti diretti da Olaf Ittenbach. Ho visto dei film con il suo contributo come effetti speciali, ma non ho mai visto film interamente suoi, insomma, diretti da lui. Deduco, immagino che saranno l'apoteosi del gore, visto che lui piace fare queste cose qua. Il film sarà votato a quello. Magari avranno delle trame più semplici e ci sarà veramente tanto splatter, secondo me. Poi non lo so perché non li ho ancora visti. Mentre La Petite Morte è di Marcel Waltz, però con gli effetti speciali di Olaf Ittenbach. Questi 4 film qua sono da avere assolutamente, ragazzi. Io a scatola chiusa vi dico di prenderli. Allora, Surfing Bible. Il sacro e il profano si fondono con follia e peccato in questa pellicola estrema, dissacrante e sperimentale. Facciamo un salto di nazione e torniamo in Italia. Questo è un film di Davide Pesca, sempre splatter, sempre gore. Vediamo come se la cava. Io non ho mai visto niente. La trama è ispirata ai peccati capitali. In questo film ne vengono raccontati 5. Un bel film violento. Per raggiungere Dio è necessario distruggere le proprie carni. C'è questa citazione, mi ricorda molto il molto bello, si chiama Martyrs, però non vi dico niente perché se non l'avete visto, che ha a che fare con questa frase qua. Tra l'altro a breve uscirà al cinema La Casa delle Bambole, che è dello stesso regista di Martyrs, quindi andate a vederlo. Non vedo l'ora di vederlo perché a me Martyrs è piaciuto tantissimo. Quindi un film ultra gore di Davide Pesca, vediamo insomma com'è. Sono proprio curioso, bella anche la cover. After Midnight. Allora, questo qua è una cosa che Home Movies fa spesso, cioè prendere un po' di cortometraggi che comunque hanno una loro dignità, sono belli, alcuni sono fatti bene, altri sono fatti meno bene, insomma. Io adesso di questi cortometraggi ne ho visto solo uno, che è quello di Daniele Misischia, fatto bene. Trovo molto carina l'idea di raccogliere i cortometraggi dei registi italiani indipendenti così in piccole antologie o collection come questa qua. Questa qua è uscita nel 2018, è curata da Davide Pesca, che è il regista di Surfing Bible. E ora vi dico i registi perché non me li ricordo a memoria: Daniele Misischia, Davide Pesca, Francesco Longo, Davide Cancila, Luca Bertossi, Nicola Pegg, Roberto Albanesi e Eugenio Villani. Questi corti, che tra l'altro sono stato anche fortunato perché ho ricevuto l'edizione limited edition 64 di 100,
con dentro 8 mini poster. Tenete d'occhio quello che fa la Home Movies, perché per ingolosire un po' gli acquirenti fa anche delle edizioni limited edition, quindi numerate, con appunto con dentro i poster. La cosa bella di questi oggetti qua è che sono unici, sono veramente qualcosa di unico, di raro. Se siete collezionisti di horror, sono da avere. Quindi After Midnight, 8 rintocchi, 8 storie, 8 incubi. Poi abbiamo Mad in Italy. Qua c'è il gioco di parole, molto carino, no? Pazzi in Italia. Mad in Italy è ben più di un film del terrore. Splatter Container. Insomma, Splatter Container, sito, storico sito di horror, che ha smesso le attività, non si sa come mai, qualche tempo fa. Mad in Italy utilizza in maniera riuscita la riconoscibile strada del thriller per raccontare l'Italia di oggi. Davide è un ragazzo di 30 anni che, come tanti altri, subisce le conseguenze della crisi e delle alterazioni sociali. Licenziato dal lavoro, le frustrazioni, i problemi dell'occupazione precarie, l'educazione, insomma, ragazzo con problemi come tutti noi, in un paese in difficoltà, tutto sfocerà in qualcosa di molto violento. Poi, ecco, ora passiamo veramente alla cosa più stramba, più assurda che mai mi sarei aspettata. No, in realtà me la sarei aspettata, però una cosa veramente pregevole quella che sta facendo Giacomo Ioannis di Home Movies. È andata a recuperare dei film assurdi. Ok, non sono doppiati, sono sottotitolati in italiano. Questi qua sono film, allora quasi penso, almeno questo sicuramente, film inediti. Il mostro delle Yucca Flats. È un film del 1961, diretto da Coleman Francis, ed è un film horror di fantascienza considerato uno dei più brutti film della storia. Cioè, questa è una cosa fantastica. Praticamente a pari meri con il film di Ed Wood, Plan 9 from Outer Space. Ed Wood è il regista famoso per aver fatto i film più brutti e più flop della storia del cinema horror, del cinema in generale. Esiste anche un film dove c'è Johnny Depp che lo interpreta, mi sembra. Io lo trovo una cosa affascinantissima, perché qua siamo di fronte a degli oggetti veramente rari. Insomma, radiazioni nucleari, un mostro che ammazza la gente, veramente una roba fighissima. Poi l'attacco delle sanguisughe giganti. Ragazzi, l'attacco delle sanguisughe gigantici. Insomma, questo qua è del 1959, di Bernard Kowalski. E penso che anche questo non sia mai arrivato qua. Cioè, questi sono tutti i famosi film trash americani che non sono mai arrivati qua e che Home Movies sta portando con la sua collana Freak Video. Jungle Virgin Force. Le assassine nude di Jakarta. Uncut Edition, quindi state sicuri che vedrete zinne da tutte le parti. Magia nera contro magia bianca. Chi sopravviverà ai cannibali nell'inferno verde? Insomma, è The Green Inferno, versione del 1988. Horror avventura, sottotitolato in italiano, ed è un film indonesiano, diretto da Danu Umbara. Insomma, donne legate su dei pali, nude, cannibali. Fighissimo. Ultimo, Snow Beast, il mostro delle nevi. Poteva mancare un mostro delle nevi? Non un uomo, non un animale, un mostro omicida. Ah, bellissimo questo approfondimento che hanno messo dentro, che si chiama Speciale Freak, il cinema peloso e misterioso. Il cinema con tutti questi mostri pelosoni. Insomma, questo film qua di Herb Wallerstein è un film del 1977 per la TV, portato in DVD sottotitolato da Home Movies. Io credo che Home Movies mi abbia mandato un bel po' di roba, ma neanche tutta. Ma per carità, ne sono grato e cercherò di fare più recensioni possibili di tutto questo malloppo qua che adesso vi metto in ordine. Allora, ecco qua il malloppone. Questo per dirvi che Home Movies veramente sta uscendo con una quantità di roba fighissima. I prezzi sono veramente contenuti dei DVD. Vi lascio il link per acquistarli in descrizione. E sono uscite molte più cose di queste, andate a vedere, c'è veramente di tutto. Cercherò di fare la recensione di più roba possibile nel più breve tempo possibile. Vorrei spararmi subito gli spasmo video, perché sono quelli che mi attirano di più, però cercherò di alternare. Sono contento comunque di poter recensire magari su YouTube oppure sul sito internet dei film come quelli della collana Freak Video, perché sono veramente particolari, quindi magari non se li cerca nessuno
Non mi faranno tantissime views, ma non me ne frega una mazza. Comunque avere cose particolari è una cosa che mi piace molto, che a cui tengo. Poi il resto chi se ne fotte. Allora, per chiudere il video vi faccio vedere altre due cose da aggiungere all'unboxing. Una è, allora, due film che ho comprato per la serie Mercatini Horror. Vado in giro, cerco film a pochissimo, devo trovare proprio le occasioni. Uno è questo qua, Wolf, che è famosissimo, con Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Wing, Wang Wang Wing. Ma l'edizione non è malissimo, col cartoncino, vedi, col cartoncino, e come potete vedere qua l'ho pagata solo 1,90 euro. Poi questo film qua, che ero veramente indeciso se prenderlo perché l'edizione non è bellissima e il film non ho la più pari idea di cosa sia, però so che è un horror e quindi l'ho preso, Il segreto del vampiro, e ho grossi dubbi che sia un bel film, però mi viene da comprare tutti gli horror che trovo in giro. Infine, la Universal Home Entertainment mi ha mandato una cosa veramente strafiga, che è uscita da poco. È veramente un'ottima soluzione per risparmiare se si vuole avere tutta la collezione di Venerdì 13. Però fermi un attimo, quasi tutta, nel senso che questa collezione qua praticamente ha il 2, il 3, il 4, il 5, il 6. Se avete già il primo potete usare, potete comprare questa collection e avrete dal primo al 6. Insomma, pesa un bel po', lo apriamo? Apriamo. Oh, però fanno la loro porca figura. Sono tutti diversi, tra l'altro, come grafica. Non hanno... E poi hanno i titoli originali. Figata! Insomma, questo è tutto per l'unboxing di Home Movies, delle ultime cose che ho preso o che mi sono arrivate. Mi raccomando, ragazzi, scrivetevi nei commenti se conoscete questi film, che sono veramente uno più particolare dell'altro, e vi sfido veramente a dirmi se almeno ne avete visto uno o se li conoscevate almeno di nome. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e... è un cazzo, cioè che cazzo vi devo dire, dai, porca puttana, tutto vi devo dire, dai, su, ci vediamo al prossimo video.